L'informazione è il futuro, che ieri non c'era. La Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni ha fatto da cornice al forum organizzato da Editoriale Libertà per celebrare i 140 anni del quotidiano. Un traguardo importante, ma solo una tappa in vista delle sfide che spettano al mondo del giornalismo. Sono problemi che non sono soltanto piacentini e neanche soltanto italiani, sono problemi mondiali. In tutto il mondo l'informazione soffre, però l'informazione va aiutata, va coccolata, va sentita e capita, perché informazione vuol dire cultura, cultura vuol dire democrazia, democrazia vuol dire libertà, l'informazione è libertà. Questa giornata serve a prendere consapevolezza del nostro valore e prendere consapevolezza dell'esigenza di rinnovare per resistere e per esistere e per guardare al futuro con senso di fiducia senza sentire la minaccia della estinzione addirittura. Abbiamo tutti gli strumenti per cambiare rimanendo fedeli alle nostre radici che sono i fatti e la capacità critica. È un momento importante per l'informazione perché è una fase di transizione, di passaggio e soprattutto una fase in cui carta e web stanno duellando per decidere chi sarà proprio il motore del futuro. Credo che si possano integrare e credo che il futuro sia proprio quello di mettere insieme il valore della carta con la velocità del web. E l'importante è quello comunque di dare valore alle notizie, di dare valore a chi li cerca e di dare valore a un giornalismo di qualità e non a un giornalismo, diciamo così, di post-verità.